Se fai notare che i leader politici, più che parlare di programmi, si dilettano, si va per dire, a punzecchiarsi quando non a polemizzare sui social con argomenti di tutti i generi, provato anche da me, provochi la loro sdegnata reazione. Sì, ogni partito ha il suo programma con punti vari e proclami su un buon numero di temi. Vero, vero. Ma anche a prescindere, come si dice, dalla vaghezza di quei documenti, difficile non rilevare che la campagna elettorale si va conducendo più che altro con la foga di denunciare scheletri, scheletrini e ossa varie negli armadi degli avversari che prontamente rilanciano, aprendo quelli dei denuncianti e dei loro amici. Tutto risponde allo schema comunicativo dei buoni contro i cattivi, con questo sistema manicheo che o pervade tutta l'attività dello scibile politico italiano. Non certo una novità negli scontri politici e in specie elettorali, ma fino a qualche tempo fa, in compresenza, come si dice, di più e più o meno ampi dibattiti sulle cose da realizzare, soprattutto sul come farlo, io penso che dovrebbe essere qui che si sviluppa il confronto per valutare i punti di possibile incontro e credibilità delle diverse soluzioni proposte. Oggi, a scusante, si può prendere il fatto inedito della campagna elettorale, che è breve, di tempo risicato, quasi residuale, estiva, ed arrivata quasi all'improvviso, sicché diventava quasi obbligato correre a solleticare più che il cervello, la pancia dell'opinione pubblica, quello che fanno molti e in maniera quasi scientifica, ora, momento e minuto. Puntare a far crescere le distanze fra noi e gli altri, sfruttare quelli che vengono ancora immaginati come riflessi, i cosiddetti riflessi di Pavlov, della psicologia dell'elettore, destra contro sinistra, rivoluzionari contro reazionari, e avanti di questo passo chi più ne ha più ne metta. Eppure, questo impoverimento del confronto politico non è senza costi aggiuntivi pesanti. Ovviamente il lato buono per i leader politici consiste nel dispensarli dall'impegnarsi in proposte che poi si riveleranno fasulle, mille milioni di posti di lavoro, dentiere per tutti, e quindi, o comunque non troveranno realizzazione, anche se c'è poca tradizione di chiedere conto della fine che fanno le promesse elettorali. Se così fosse, ci sarebbe, mio parere, meno longevità in molti politici e molti cambi di casacca sarebbero quantomeno più complicati. Il lato cattivo, ma molto cattivo per il paese, è che non si produce vera governabilità. Perché è impossibile averla senza impegni specifici, frutto di elaborazioni responsabili. D'accordo, il tempo, che non è mitico perché sta nella nostra storia, in cui i partiti avevano uffici, studi, convegni di progettazione e proposizione, è passato da un pezzo. Le cosiddette scuole di formazione, laddove ci si faceva le ossa, dove si diventava esperti della gente.
sorte. Eventi come i convegni di San Pellegrino della Democrazia Cristiana, quelli sulle dinamiche del neocapitalismo del Partito Comunista, quello sui meriti e i bisogni del Partito Socialista, giusto per citarne alcuni, non sono più nel ricordo, se non di chi, anche come me, ne è stato testimone, magari indiretto, o si occupa di queste cose per professione. Allora come stupirsi se il ruolo del Parlamento è sempre più modesto, perché se va bene fa il governo coi suoi tecnici, altrimenti c'è il vuoto. Se la selezione dei candidati, fatte salve alcune lodevoli eccezioni, è fatta più sulla base di meriti di corrente o su quella di contributi di visibilità, vuoi come individui che vanno in TV, vuoi come maschere che rispondono alla mitologia del momento. E dire che tutti ci ripetono che stiamo per entrare in una fase molto difficile, che avremo davanti mesi cruciali e vi elencando, non sarebbe il momento di chiamare a raccolta il consenso pubblico intorno non a bandierine confezionate con gli scampoli di moda, ma a progetti dettagliati su cui costruire un confronto a partire dalla ricerca di obiettivi comuni per i quali poi si valuteranno le possibili diverse modalità di intervento? E parlo anche per i nostri microcosmi, come la nostra regione, i nostri enti territoriali, i nostri enti locali, che hanno a disposizione risorse ma non le vanno a negoziare. Quindi non occorre uno sforzo titanico per capire che su questo terreno si potrebbe costruire quel percorso di legittimazione reciproca, almeno fra le forze maggiori, di cui si lamenta la mancanza quando si parla in astratto, perché in concreto va benissimo continuare nella demonizzazione reciproca. Beh, certo, sono terreni molto scivolosi, perché quando si deve entrare nel dettaglio, quando si è obbligati a lasciare il mondo degli slogan e si è costretti ad ammettere che problemi complicati non ammettono soluzioni semplici, e allora il prima agli italiani non significa proprio un cacchio di niente. Fra il resto, un approccio al confronto politico che si basasse sull'analisi comparata dei problemi in campo ristabilirebbe quel dialogo fruttuoso con la società civile, che oggi è persino compressa nel suo diritto alla scelta comparata sui candidati da una pessima legge elettorale studiata per costringere chi vota ad adeguarsi a quel che è stato deciso da una oligarchia politica. È ormai troppo tardi per addirizzare il tiro. Ebbene, in realtà c'è un mese di tempo che ci separa dall'ingresso nella mitica cabina elettorale. Sappiamo bene che gran parte degli elettori è in questa fase che affina o che addirittura giunge alla propria scelta. C'è gran dibattito sui confronti da fare in TV, sia quelle pubbliche, quella pubblica e quelle private. Impazzano i talk show e dunque ci sarebbe spazio per espungere l'esibizione delle lotte dei vari gladiatori mediatici, per marginalizzare se non escludere le pretese di protagonismo che salgono oltre che dai protagonisti e da una folla di comparse, puntando invece a seri confronti sui temi chiave di questo difficile passaggio. Sempre senza sventolio di bandierine, ma con una severa analisi dei problemi che ci troviamo di fronte e delle soluzioni possibili, con la consapevolezza che quelle serie hanno tutte sia luci che ombre, per cui il compito della politica sarà bilanciarle, naturalmente. Possibilmente con il coinvolgimento di quei ceti riflessivi della società civile che sono interessati a contribuire alla stabilizzazione del nostro sistema economico, sociale, culturale e di conseguenza politico. Volendo, si potrebbe fare, basta giusto non farsi condizionare da quelli che con questo cambio di musica, volendo, ripeto, si potrebbe fare senza lasciarsi condizionare, di fronte
questo momento non sarebbero più in grado di suonare di fronte a proposte concrete e al di fuori di facili, facilissimi slogan per evitare impegni seri.